Smauroma all'interno della sua arena quest'anno ha presentato davvero molto. Cambiano le abitudini di consumo degli italiani e cambiano le strategie di marketing su cui investire. Oltre 80 workshop dove autorevoli docenti e analisti si sono riuniti in 2 giornate. Qual è la ricetta di Smau per le imprese italiane? Ma allora diciamo, noi puntiamo molto sulle piccole e medie imprese perché sappiamo che sono molto dinamiche nel cogliere i cambiamenti. Quando c'è crisi c'è un cambiamento sottostante e chi sa coglierlo al meglio diventa vincente gli anni successivi. Il tessuto italiano fatto di tante piccole e medie imprese lo rende un contesto eccezionale per una scommessa nel prossimo quinquennio. Lei ha detto Roma capitale dell'innovazione tecnologica. Sì, è un settore che si è affermato e si sta affermando ormai da diversi anni. I risultati ci dicono che c'è un'implementazione del fatturato delle aziende di oltre il 200%. È evidente che questa è la strada giusta, dobbiamo investire. Anche la stessa presenza di oltre 120 aziende alla seconda edizione di Smau Business qui in Fiera di Roma è un segno che ci fa ben sperare, sia in termini economici che in termini di posti di lavoro. Roma è anche capitale della formazione, la presenza di tante università pubbliche e private ci consente anche di avere tanti giovani neolaureati che possono essere inseriti in questo settore, evitando appunto di andare in altre zone del paese o addirittura all'estero. Lecito dunque chiedersi a che punto siamo per l'innovazione ICT a Roma e nel Lazio. Smau risponde con una gara che in 6 categorie ha compreso le sfere di sviluppo per l'ICT. Le categorie sono sistemi generali integrati, fatturazione elettronica, mobile e wireless, infrastrutture IT e di comunicazione, ICT del retail, ICT nella pubblica amministrazione e nella sanità. Vincitori del premio ICT nelle pubbliche amministrazioni ed in sanità. Sì, un premio molto importante a mio modo di vedere, perché premia la pubblica amministrazione nei confronti di un atteggiamento moderno, nella vita, che la pubblica amministrazione mette in campo. In particolare nel nostro caso, dopo anni di sperimentazioni, di attività progettuali e anche di installazioni, il nostro progetto delle isole energetiche, delle smart grid, insieme alla collaborazione di ARPA Italia e di altre aziende, ha avuto il suo compimento e questo credo che sia il primo di tanti premi che avremo perché effettivamente nel panorama nazionale quello nostro della Sapienza rappresenta un esempio molto importante. Un premio, anche esempio di collaborazione fra università e impresa. Sì, esatto, mi sembra importante considerare che al di là della retorica questo è un esempio vero di collaborazione di imprese come noi che diciamo inventano e fanno della tecnologia il proprio mestiere, che si deve unire inevitabilmente a chi fa una ricerca di base, a chi, lasciatemi dire, inventa scenari del futuro che noi aiutiamo a realizzare. Questo, secondo noi, è un esempio realmente importante di cosa si possa fare, al di là, ripeto, di una retorica di collaborazione che a volte viene spesa, diciamo, un po' in modo fatuo.